Uomini e donne, Desdemona Balzano svela cosa aveva nella telefonata incriminata e su Maria De Filippi. L'ex dama di Uomini e donne Desdemona Balzano nelle ultime settimane è stata spesso al centro dell'attenzione. Prima per via del suo allontanamento dal dating show a seguito di alcuni audio e di alcune segnalazioni e poi per le querele che lei stessa ha rivelato di aver fatto nei confronti di tre protagonisti del programma. A distanza di un po' di tempo la Desdemona ha rilasciato un'intervista a Fanpage. It, partendo proprio da quello che ha pensato mentre Maria De Filippi la allontanava dallo studio. Mentre per quanto riguarda le querele che ha sporto, ha dichiarato: negli audio di Desdemona ci sarebbero dei passaggi in cui dice che le sarebbe stato utile rimanere a Uomini e donne perché vorrebbe lavorare e fare l'attrice. A tal proposito, nel corso dell'intervista, l'ex dama ha rivelato e ha sottolineato: durante la puntata in cui è stata allontanata, viene citato un servizio a pagamento. E nel corso dell'intervista l'ex dama ha spiegato di cosa si trattava e cosa prevedeva. Poi Desdemona ha raccontato perché voleva rientrare in studio e quali erano le sue intenzioni. Infine la Balzano ha svelato cos'è successo dietro le quinte dopo aver lasciato lo studio, specificando che solo Giuseppe, il cavaliere con cui si frequentava e con tutore intrattiene una relazione, l'ha consolata.